lavoriamo sempre molto bene per sviluppare, ma soprattutto grazie a Rosanna, no? Che rappresenta l'associazione, ma è la voglia, ragazzi, tutto finalizzato. Venite anche voi fuori, venite fuori, non dovete nascondere, siamo a scuola, le porte sono aperte, ma facciamo tutto, ragazzi, per farvi crescere al meglio. Nascono o si incrementano sinergie con le aziende del territorio, perché la scuola ha un compito, quello dei 5 anni, di portarli a una crescita, ma un raggiungimento di competenze, di valori umani, educativi, culturali e tecnici nel miglior modo possibile. Insieme a questo però abbiamo la scuola bisogno anche di condividere, di collaborare con le aziende del territorio, ovviamente credo, mi sono permesso di portare su questa vita, delle riprese semplici. Le aziende ci servono anche perché le aziende credono nei ragazzi, che voi siete sia il presente ma anche il futuro, e dare quello che serve ai ragazzi, a tutti noi, quello che è dirigente, presente, direttore, ma sapete che siamo anche una squadra di lavoro che lavora tutti. E ci sono varie rappresentanze di anche vari docenti di varie materie, questo per farvi capire che tutte le materie sono molto importanti, che non si va da nessuna parte se non c'è la cultura di base, lo studio, quindi la conoscenza applicata poi a una tecnica professionale che ci deve essere. Arrivederci. Ciao. Possiamo fare che sia la seconda edizione, vero? Insomma, intanto la storia, la via Francigena è un cammino molto importante che non solo percorre l'Italia ma percorre anche la Francia, e volendolo percorrere a piedi voi potete farlo benissimo. Se voi mettete sulla via Francigena e seguite i cartelli, a piedi potete percorrerla tutta. Da Canosa passa la via Francigena e piano piano poi andate fino al sud della Puglia. Potete partire anche dalla Francia, l'importante è fare 30-40 km, sempre ogni giorno. Ecco perché la figura del pellegrino, chi ama fare un turismo, e questo si chiama il turismo del cammino. Ci sono i turisti che non amano arrivare in pullman, arrivare in moto, arrivare in camper, arrivare con le navi, ma amano avere un piccolo zaino che è codificato. Perché chi è pellegrino della via Francigena sa che non si può portare dietro pesi inutili. Quindi buone scarpe, buoni ricambi, perché poi ogni notte loro trovano alberghi disponibili, ostelli, dove sono accolti a prezzi molto molto modici. Lavano le loro cose e il giorno dopo ripartono. Quindi non è facile fare il camminatore della via Francigena, bisogna avere uno spirito. A che serve camminare? Guardate, voi lo fate sempre, ma vi manca una cosa, l'osservazione. Ed è un'attività mentale molto importante. Quando si cammina su queste strade erbose, che non sono poi traffico, voi dovete guardare la natura, la vegetazione, la fauna, la flora, dovete guardare anche quella che è poi, troverete delle strutture rurali, nullo, il muretto a secco. E perché queste strutture rurali? Perché ci sono le pietre e quindi si costruiscono i muretti e i vari trulli. Guardate che ci sono trulli anche in Turchia. E quella forma troncoconica, lo sapete, perché troncoconica? Ma perché molto più chi ama lo studio ingegneristico, è molto più semplice fare un cerchio e andare verso la punta piuttosto che fare quattro lati, dove naturalmente c'è poi bisogno di un solaio, che se io dovessi costruire una casa cubica di pietre, mi troverei sopra col solaio e che ci metto le tegole, ma io non ce le ho perché sono un contadino poverissimo, quindi io costruisco a forma di tronco cono. Un po' anche le piramidi ci hanno dato questa, ma i trulli ci sono anche in Turchia, identici ai nostri. Ci sono gli studiosi delle strutture rupestri che hanno dato questa conferma. Sono antichissimi, sono
sono veramente, non dico dell'era preistorica, ma quasi. E allora Leinaudi ha elaborato, grazie alle farine della Puglia Fu, e la Puglia Fu ci ha dato delle farine particolari, la farina di grano arso, la farina di grano sarceno, la farina di cereali, anche quella 00, però la ricetta è la ricetta delle Leinaudi, dei nostri laboratori di cucina, che se vogliamo possiamo anche chiamare, ci sono i docenti di cucina, sì, sì. E quindi avete visto che poi è stato assemblato questo frolla con della marmellata, del burro, delle uova, è un biscotto a lunga conservazione, ma ha un significato diverso, non è che al pellegrino dare quei due biscotti cambia la vita, il pellegrino, ma è un segnale di attenzione, nel momento in cui arriva il pellegrino, l'associazione della Via Francigena, qui rappresentata dalla dottoressa Assetta, dà un simbolo a questo pellegrino, che è un biscotto, è un, come dire, un viatico, quello che si chiama il viatico, che è un buon andato, e quindi il pellegrino lo gusterà, lo mangerà, perché è soprattutto molto buono, ma avrà visto che da parte dell'associazione della Via Francigena di Canosa, c'è un'attenzione al suo pellegrino. E io ringrazio per questo sia a Puglia Fu, sia a Puglia Assetta, sia i collaboratori, perché per la nostra scuola è un momento importante. Noi accogliamo le richieste delle associazioni del territorio e le trasformiamo in quelle che sono le nostre produzioni e soprattutto il nostro laboratorio, che voi avete lavorato come un laboratorio di sala per quanto riguarda l'impacchettamento e luce. E la professoressa Viviana Casamassima anche si è occupata di questo progetto, la professoressa Frontino, che poi ha elaborato la scheda alimentare dietro ogni biscotto, cosa contiene, perché sapete bene che il pellegrino legge la scheda e vede se è intollerante, se è allergico, come ognuno di noi prima di mangiare. Sì, il professor Dell'Olio ha curato questo evento e noi vi ringraziamo. E ora la parola alla presidente della nostra diocesi. Grazie per la vostra accoglienza. Non ci aspettavamo così tanto, veramente. Siamo veramente felici e siamo contenti che siamo arrivati anche a questo risultato, perché le coccole il pellegrino le vuole, e quindi anche perché quando arriva una terra straniera, perché ogni giorno una terra straniera è un camminatore di andante, avere un piccolo gesto di riconoscimento, una coccola, però è come se stesse a casa. E quindi già noi quando arrivo in facciamo un qualcosa in più, facciamo accoglienza consistente nell'accompagnare a vedere la nostra città. Ora ci sarà un altro motivo per spiegare la nostra città, i nostri prodotti, perché la farina di grano bruciato è una farina tipica del nostro territorio, e quindi anche il nome Franciscotto ha voluto mettere in evidenza la Via Francigena con il prodotto che è il biscotto. Quindi questo connubio tra la scuola, l'azienda e l'associazione è bellissima, sono contenta. È stato un lungo lavoro, anche particolarmente complicato, perché mettere insieme tre soggetti che hanno natura giuridica diversa non è facile, però io vorrei ringraziare voi, ma un plauso particolare ai ragazzi che si sono impegnati, perché io credo molto nei ragazzi. Noi come associazione stiamo facendo diversi PCPO con i ragazzi, con le diverse scuole presenti a Canosa, e quindi mi auguro che loro siano felici di aver imparato un nuovo prodotto, perché credo che si possa rifare anche nel futuro, e ci saranno anche altre novità nel presto, per esempio con la ditta della Puglia Food, e nello stesso tempo hanno avuto la possibilità di conoscere che cos'è la Via Francigena grazie alla dettagliata descrizione che ha avuto la preside, che è veramente preparatissima come se l'avesse fatto lei il cammino sulla Via Francigena. Io sono reduce da breve, sono venuta sabato scorso da un incontro internazionale in Francia a Calais la Via Francigena, dove erano presenti tutte le nazioni che vi fanno parte, tra cui la Svizzera, che fa parte anche della Francia, Canterbury, quindi l'Inghilterra, l'Italia, il Vaticano, e molte regioni della regione dell'Italia. È stato un momento di confronto bellissimo, ho imparato tante cose, ho avuto nuove idee, e questo ci fa crescere, diciamo, l'associazione, anche perché nella regione dove io lavoro mi occupo anche di cammini, quindi è un bel riferimento per me e per tutti i crescita.
in questa, su questo verso, su questo cammino. Rosanna, devo dire che è successo all'interno della nostra, come dire, del nostro obiettivo è quello di lavorare in sinergia tra gruppi classi. Per cui si è arrivati a questo prodotto grazie appunto alla collaborazione del prof, liberato di cucina a cui hanno collaborato un insieme, che adesso loro stessi possono raccontare, un insieme di ragazzi, questa è una piccolissima rappresentanza, ma sono diversi gruppi classi del terreno. Ovviamente il gruppo di sale, siamo da supporto a tutto quello che facciamo, è adeguato, aggiungo anche un ringraziamento alle aziende, a voi come aziende, associazioni, perché abbiamo, ecco, un altro piccolo progetto. Progetti futuri, sia che possono essere poi formalizzati come PCTO, ma soprattutto altro genere, ma soprattutto alla dare la possibilità a noi prof di lavorare con i nostri ragazzi e dare anche la possibilità di prendere sulle attività. Come detto giustamente, in un momento creativo, ma anche loro potranno mettere su creatività attraverso anche nuove ricette, nuovi, diciamo, anche obiettivi. Soprattutto fare didattica, perché anche lo sviluppo della scheda geologica. Viviana stava già pensando quando fare il futuro anche la traduzione in inglese, ma sono i primi passi da muovere, perché comunque ufficialmente anche da la possibilità pure di brevettare. Se le cose funzionano il prodotto, ma prima del brevetto parliamo della parola adesso a Giuseppe Liberato, che loro sono, diciamo, gli autori, ma con ragazzi, della creazione di una ricetta che può essere brevettata, ovviamente abbiamo assaggiato che sono ottimi, però ci dite queste frolle che cosa contengono. Abbiamo preparato, diciamo, dei biscotti, diciamo, cercando di farli conservare più a lungo, quindi, diciamo, abbiamo messo dei conservanti naturali all'interno, abbiamo messo una percentuale di farina di grano, diciamo, farina 0 al 70%, con un 25% di grano, giusto perché va miscelata, voi certo, lo sapete, quindi diciamo che va miscelata in maniera tale, diciamo, da realizzare un prodotto. Noi la conosciamo questa farina, siamo sul territorio e quindi chi l'assaggia e viene da fuori non ha una percezione, diciamo, potrebbe essere troppo, diciamo, pesante per questa sapore. E quindi noi abbiamo cercato di fare una miscela in maniera tale da farla gustare anche per le persone che vengono da fuori e renderla piacevole. Poi abbiamo aggiunto anche della marmellata all'interno del prodotto, inizialmente abbiamo messo marmellata di melecotone, poi piano piano l'abbiamo finita e quindi abbiamo messo delle altre marmellate, ma l'idea è quella di mettere la marmellata di melecotone, perché comunque alla fine ce l'abbiamo in azienda, la produciamo noi, magari ad organizzarsi, diciamo, prossimamente ne facciamo un po' di più, ce la riserviamo e, diciamo, prevettiamo una ricetta magari con questi ingredienti. Infatti, avendo l'azienda cara, dobbiamo promuovere come procede? Avete fatto dei tentativi magari? Sì, abbiamo fatto un po' di prove per cercare. L'obiettivo nostro era quello di farlo durare un pochettino di più, a parte il sapore, perché comunque alla fine, diciamo, i tempi nostri sono quelli della scuola, siamo un'azienda, noi un po' chiudiamo, i nostri laboratori sono già chiusi in realtà. Forse è anche competenza, sì. Perché se qualche confezione mi permette di intervenire. Sempre Margiotta. Leo Margiotta. Leo Margiotta della Pugliana, è vero, Leo. Allora dicevo, appunto, perché la scuola chiude, vi do un consiglio, quello di conservare qualche confezione. Più una camera magari buia, dove non prenderà luce, non prenderà fresco ovviamente, quindi dove non ci sarà calore, e poi magari vedere a settembre che risultato abbiamo. Così testare, diciamo, assolutamente, assolutamente, è fondamentale. Sì, sicuramente se eventualmente il prodotto poi ha delle caratteristiche, diciamo, consone a quello del consumo in quell'epoca, diciamo, quindi settembre-ottobre, secondo me si dovrebbe procedere a fare un'analisi seria del prodotto e dare addirittura una shelf life, quindi dire questo prodotto può essere consumato entro preferibilmente in procedere eccetera. Comunque io voglio veramente ringraziare i ragazzi e vi chiedo di ringraziare i vostri professori, perché questa vicinanza al lavoro, non solo, diciamo, un discorso studio eccetera, è qualcosa di grandioso, forse
non vi rendete diciamo conto, ma è veramente importantissimo. Oggi avete fatto un biscotto, grazie ai prof che veramente ce l'hanno messa tutta, ai quali effettivamente il loro lavoro già ce l'hanno, fanno quello che vogliono, però hanno fatto un qualcosa che effettivamente vi avvicina a progetti che domani possono essere utili per dare lustro a quello che è il nostro territorio, più di quello che già abbiamo, no? In un certo qual senso. Quindi veramente grazie a questa attenzione di persone che veramente... Volevo aggiungere un altro aspetto, non per ultimo importante, sono tutti importanti. Abbiamo anche la possibilità di avere tra i nostri ragazzi, nei nostri gruppi di lavoro, ragazzi speciali che guardano, osservano e vedono, apprendono per la prima volta una creatività, anche una semplicità, e dargli la forza, la speranza di dire, beh, io da grande posso fare qualcosa. Le cose più creative sono Alessandra è un riferimento, cioè, vero Alessandra? Grazie Alessandra. Okay. Tu l'hai assaggiato il biscotto? No, è ora lo assaggerai. Allora siamo ricamente, i ragazzi prendono il vassoio, lo portano alla presidente al 15 agosto esisteva un regio decreto che era il diritto di spigolatura. Chi erano le spigolatrici? Le signore più povere che ci potessero essere sulla terra, perché voi immaginate che queste donne piegate raccoglievano una spiga alla volta e le mettevano in un fazzoletto molto grande. Però arrivato il 15 agosto c'era il dovere di bruciare le ristoppie, perché era il dovere dei latifondisti che in questo caso che cosa dovevano fare? Dovevano bruciare il terreno per poterlo coltivare. Arrivati il 15 di agosto si bruciavano tutti i terreni. Loro continuavano a raccogliere le spighe, ma le continuavano a raccogliere bruciate. Quindi portavano a casa il risultato di una tostatura, ma anche così andava bene. Fatta la farina di grano bruciato e mangiata in case non povere, molto, molto di più, risultò un piatto poi digeribile, perché se io brucio la farina, la maglia glutinica si costituisce, quindi è predigerita. È come se io mangio un maccherone crudo e mangio un maccherone cotto. Adesso allora le chiedo questa cosa, perché è stato un po' bandito per la sua cancerogenicità. No, non dovrò essere, perché la bruciatura che facevano forse in passato era oggi è una tostatura, cioè come si usa per fare in passato, sicuramente, ma in passato certo bastava il fuoco, misuravano la, cioè dicevano che fosse cancerogeno, c'era la acrilamina, oggi è tostata. Cioè, è tostata, ho consumata anche in grandi quantità, ovviamente è tostata, perché quindi non puoi fare quella, non puoi fare la farina. Che
Che poi un altro grano scuro invece è quello saraceno. Che ma però il saraceno non è una grattata. Il saraceno è un fiore che ha i semi, ma comunque la fiore da anche risolvere. Sì, sì, sì. Lo chiamano grano, però sì, sì, sì. Prego.